Niente, sono qui, per cui non c'è bisogno di presentarmi. Ho già bussato, sono già entrato, per cui fatemi le domande e vi risponderò. Bello, ampiamente. Vediamo, vediamo. Con tutto il cuore. Tanti, tanti amici che ti seguono, ti amano e ti conoscono con tanta nostalgia, ma noi addentriamoci un po' nella tua vita privata, carriera, un po' di gossip, possiamo. Sì. Tanto non ho segreti, per cui... Iniziamo subito a parlare di doppiaggio. Come ti sei avvicinato al doppiaggio? Come è iniziato anche il tuo percorso come doppiatore? Dunque, percorso ormai lungo, lunghissimo. Mi avvicino alla pensione, semmai si aprirà una finestra, come dicono. E anche se non smetterò mai di lavorare, non smetterò mai di divertirmi e di giocare, ma all'inizio è stato da attore, perché io tale mi considero, cominciando al liceo a fare teatro amatoriale. Il teatro mi piaceva moltissimo, è la cosa che mi piace di più in assoluto, anche se non lo faccio più da un sacco di tempo, tranne casi rari che magari poi andrò a spiegarvi o raccontarvi se avremo tempo. Dal teatro amatoriale sono passato, perché poi mi sono iscritto, io ero il primo maschio che mio nonno ha avuto il bene di vedere, perché mio nonno da semplice operaio è diventato padrone di un'azienda che faceva motori marini e aveva una gran passione per i motori e una grande attitudine, e io dovevo essere ingegnere meccanico. E dopodiché però stavo male andare, lui faceva motori marini, marinizzazione di motori, e stavo male, io ho fatto il liceo scientifico, ho fatto 2 anni di ingegneria, gli esami più facili 2 in 2 anni, per cui lo studio proprio, e stavo male in barca. Dopo ho scoperto che non era tanto per il mare quanto per il profumo che mio nonno metteva in macchina andando al mare, però fatto sta che comunque mia mamma mi ha lasciato libero di creare, di crearmi, e avevamo un'attitudine, una passione per le cose, per lo spettacolo, per un po' di vanità, perché c'è sempre, certo, vogliamo sempre essere bravi a fare i compiti, amati, ben voluti, eccetera. Ai 25 anni una volta arrivava la cartolina militare che mi ha interrotto la carriera, perché ho fatto 4 anni di carriera di teatro di prosa, dove ho fatto Shakespeare, Chekhov, tutte le cose più classiche, Feydeau, il cabaret tedesco, un sacco di roba. E poi dopo ho cominciato, avevo tanto tempo libero, cominciavano le TV private e ho cominciato con Canale 5 e ho fatto una valanga di cartoni animati, perché la Valeria Manera, che Dio ce l'ha grande, sempre, grande. Non la ringrazierò mai abbastanza, sia come persona che come dirigente. È vero. Ho avuto la fortuna anche di conoscerla, veramente fantastica, eccezionale. Fantastica. Ci vogliamo molto bene e spero che continueremo a volercene ancora. Ma qual è la tua prima voce? Te la ricordi? Il tuo primo doppiaggio? La mia primissima voce? Ma onestamente non me lo ricordo, perché io mi dimentico anche quello che ho fatto l'altro ieri. Capisco. A meno che cosa non la faccia per tantissimo tempo. Ci sono delle serie giapponesi soprattutto che durano una quantità infinita, perché non so, ho fatto un po' di Dragon Ball, ho fatto e continuo a fare Doraemon, i Pokémon, queste cose qui, allora quelli me li ricordo, certo, perché vanno avanti, quelli mi ricordo e li amo, perché i giapponesi sono un po' folli ma ti lasciano molta libertà di creare, di fantasticare. Adesso, non a caso, poi arriva la domanda, certo, ci vediamo la sigla di Teneramente Licia. Così innamorata sei poi che negli occhi tuoi sono riflessi sempre i suoi. Per Mirko batte forte il tuo cuore, tutta la sua vita sei tu. Soffia dolcemente questo grande amore e vi amate sempre più. Ragazzi, che meraviglia, con Pietro Ubaldi, fantastico, è uno spasso, fantastico. Io mi sto divertendo molto, anche perché adesso, attenzione, arriva una domanda molto divertente. Salutiamo anche Cristina da Veneto. Salutiamo Cristina, ciao Cristina, amore tesoro, si dice pomodoro.
ci vogliamo tanto bene, ci conosciamo da tantissimo tempo. Noi siamo eternamente giovani come i cartoni. Mi mandi il bacio così? Giusto. Amore. E faccio anche quello che l'Alessandra, intesa come Valeria Manera, diceva sempre di non fare a Cristina, perché lei faceva, tirava sul naso, arricciava il naso. Per cui... Torniamo a Licia, appunto, il personaggio, prima cartone e poi serie di telefilm. Esatto. Cosa, abbiamo visto una delle varie Licia, Dolce Licia, balliamo e cantiamo con Licia, poi ci si perde con tutte queste una serie. Una saga. Sì, veramente infinita. Esatto. Cosa ricordi? Che ricordi hai della figura di questi cartoni telefilm e poi anche legati al fatto che tu davi la voce a Marrabbio e al gatto Giuliano? Esatto, ma io che sono poi una gattara, veramente, guai per Giuliano. Polpettina mia! Perché poi Giuliano nel cartone giapponese aveva solamente dei fumetti, mentre noi gli abbiamo dato voce! Era il commentatore di tutte le cose, quello che poteva uscire dai gang. Un Marrabbio arrabbiato, ecco, arrivo lì, sei geloso, burbero Marrabbio, benefico. Burbero, cosa fai? Ah, sì. La frase dici? Classica era: Licia, attenti ai ragazzi dei capelli rossi! Perché era innamorata di Mirko, che c'aveva un tuffo. È vero, certo, sì, sì. Più o meno come sottoscritto, insomma, più o meno come sottoscritto. Esatto. Stesso ciuffo, stesso. Ma noi siamo stati bambini, siamo stati capelloni, siamo stati tutto quello. Siamo stati. Esatto, onore e possiamo caduti. Possiamo essere quello che vogliamo. Un tuo ricordo, quindi legato a questa saga il gatto Giuliano, soprattutto, come vi dicevo, lo inventavamo. Per cui... Nonostante l'improvvisazione, tra virgolette, mi metta un po' in ansia, l'improvvisazione capitava parecchio e di solito non dovrebbe capitare in doppiaggio, perché il testo è scritto, ecco, tradotto, sì, adattato, va letto, detto. Però nel caso di Giuliano, come nel caso poi di Tasmania, ci siamo inventati tutto, il linguaggio, la voce, le cose da dire. Io e il direttore di doppiaggio, di Kisbilicia, che era sempre Chip Barcellini, che è stato il mio papà, un po' il mio papà, padre sputativo. Credo che questa sia un'eccezione, nel senso che forse è l'unica serie che nasce come cartone animato e poi è diventata un telefilm. È vero, perché il personaggio si attagliava moltissimo a Cristina. Sì, sì. E loro hanno intuito, perché poi è stato, oltre al passaggio, come dici tu, dal cartone all'umano, è stato un esperimento riuscito, perché ha avuto un grandissimo successo. È vero. Delle prime cose. Ancora oggi. Tuttora amata. Sì. Tuttora amata perché all'epoca si amava molto. Noi che lo facevamo, i cartoni, le trasmissioni, come sono divertito moltissimo, ciao ciao, bim bum bam, esatto, eccetera, eccetera. Dopo ne parliamo. Ma c'era proprio molto affetto anche da parte del pubblico. Sì. Poi noi... Devo dire che abbiamo preso il posto, perché quando ero bambino io la televisione c'erano molti meno canali, molte meno ore di trasmissione, la televisione era quella del 4-5 del pomeriggio della Rai, per cui io quello la TV dei ragazzi. Esatto. Poi la TV dei ragazzi si è un po' persa e negli anni 80 ha cominciato Mediaset con le trasmissioni con Bim Bum Bam in testa. È vero. Che ha dato onore e gloria a Bonolis. Che se la meritava tutta. Esatto, è vero, assolutamente. E alla voce di Juan in primis, che voglio ricordare che era Giancarlo Muratori. È vero. Che ecco, ha creato il personaggio. Esatto. Sì, ha creato grandissima veramente... sintonia con Paolo Bonolis. Loro scrivevano i testi, ma nel senso che loro scrivevano quattro righe di soggetto e poi improvvisavano per un quarto d'ora. Che bello, il meglio è veramente la cosa più bella veramente che possa bellissimo. Esserci. Allora, non vorrei essere logorroico, ditemi. No, assolutamente, è bello ascoltarti, è bellissimo ascoltare questi tuoi aneddoti. Tra l'altro volevo solo dire, ecco, abbiamo parlato di cartoni, di telefilm, non sono mancati doppiaggi nel mondo delle soap come Sentieri, Cuore Selvaggio, certo. Telefilm che hanno fatto storia, i Jefferson, Sanford e Son. Ma una domanda, è più difficile doppiare un cartone o un essere umano? Beh, dunque, quelle cose che dici tu, le sitcom, tra virgolette, sono un po' caratteri umani, perché io anche quelli facevo. A parte che ho sempre fatto, anche in teatro facevo il vecchio da giovane. Cioè no. Io a 21 anni facevo un vecchio di ultra settantenne, un vecchio servitore. E mi sono capitati un sacco, naturalmente, di negri, sceriffi, cowboy cattivi. In generale faccio o gli scemi del villaggio, cioè quelli proprio un po' stonati, però simpatici, o se no faccio i cattivoni, quelli che... con le vociacce e quelle cose. Sì. E gli allampanati, quelle robe lì... E ne ho fatti di ogni, devo dire. Quindi, insomma, sei duttile, non c'è differenza per te tra cartone o telefilm. Beh, l'umano bisogna andare a... Tant'è vero che poi i film, tra virgolette, no? I grandi film che vanno nelle sale, al cinema, doppiare un grande attore è una bella impresa.
Però il cinema, il doppiaggio cinema si fa tutto a Roma, tranne rarissimi casi, qualche film d'autore del sé, eccetera, eccetera, che sfugge al controllo romano. Ed è per un attore una bella prova, devi andare a scavare nel personaggio, tant'è vero che in un turno di lavoro di doppiaggio di un cartone animato fai molte più cose, molte più... non c'è tempo, non ci sono soldi e non c'è tempo, per cui è anche bello perché è molto garibaldino, molto energetico, eccetera eccetera. Il film devi trovare la verità del personaggio, perché mentre nel televisivo, cartone che sia o meno, quello che vedi è quello che senti più o meno, lì devi trovare delle verità che stanno dentro, devi fare un lavoro più di scavo del personaggio. Tra l'altro e i labiali, quelle cose, è giusto, la tecnica del doppiaggio, diciamo che deve essere un po' più precisa perché umano su umano, poi per esempio italiano su italiano, quando ho fatto il doppiaggio, perché l'attore che faceva Marrabbio nella versione umana di Kiss Me Licia era un attore che però non ha potuto doppiarsi perché volevano che ci fosse la voce del cartone, allora io ho dovuto doppiare lui, che parlava velocissimo e lo faceva apposta, perché siccome lui voleva doppiarsi, allora mi diceva: ti è adesso molto... ti frego io. Esatto. Però devo dire che è stato bravissimo, perché assomigliava moltissimo al carattere del personaggio, era divertentissimo. Sì, sì, anche nelle sembianze. Salvatore Landolina, voglio ricordarlo. Sì, è vero. Ecco, grandissimo, grandissimo attore. Volto. Adesso ci ascoltiamo un'altra sigla, perché parliamo di David Gnomo. Allora... Ci avrò almeno 300 anni qua. Sì. Ascoltiamola. Parlando di David Gnomo, allora vediamo un po', l'hai doppiato, ti sei divertito, moltissimo, ti sei immedesimato nel personaggio, ma hai preso spunto anche dalla versione originale giapponese, quindi ti sei più rifatto a quello, o hai proprio personalizzato in modo ancora più tuo il... Ma nel caso delle voci giapponesi, adesso non mi ricordo, David Gnomo era giapponese, siccome... Perché, dunque, nel caso del... cioè, le lingue conosciute sono riproducibili e in genere, mentre nel cartone, il cartone di un certo tipo importante parte prima dalla voce e poi disegnano dopo, nel nostro caso noi prendiamo il prodotto già fatto e ci accettiamo sopra, okay, insieme, cercando di essere quella cosa lì. E se c'è una voce che è stata... cioè il disegno è nato dopo la voce, vuol dire che il disegno si sposa bene con quel tipo di voce. Allora, se è una lingua riproducibile, come può essere l'inglese, l'americano, perché sono comunque due cose diverse, e il francese, il spagnolo, a volte il tedesco, tutto quello che è, sì, c'è un riferimento. Anche al tipo di timbro di voce, perché, come dicevo, no? dal tipo di voce viene fuori anche un po' il carattere del personaggio. Nel caso dei giapponesi sono suoni non riproducibili, non mi posso mettere a doppiare un equivalente di... Osudio! Sì, valo! Sì! Però viene bene! Un po' di mare, più o meno. Però sì, mi piace. Per cui, anche se, ribadisco, il riferimento all'originale è sempre buona cosa, allo spirito dell'originale soprattutto. Sì, lo spunto, Esatto. E poi noi facciamo un lavoro che è di servizio, no? Cercare di far rivivere delle situazioni credendoci, ma fino in fondo, quella cosa che stiamo doppiando, e rispettarla, perché fare più bello o più brutto non è una cosa giusta. Noi dobbiamo, è un lavoro di servizio, dobbiamo rifare, ma non fare noi stessi, dobbiamo fare giusto, il personaggio. Giusto. Allora, siccome prima l'hai nominato, io non resisto più. Senti, andiamoci a vedere la sigla di Ciao Ciao, per la precisione. Ciao Ciao, siamo tutti tuoi amici, perché questo ha fatto storia. Un contenitore, grande for. Grandissimo. Andiamola a vedere, poi dopo ne parliamo. Ciao Ciao!
Ciao, amici. Eccoci. Allora, tocca a me. Sì? È la mia volta. Molto bene. La tua volta, insieme a Pietro Ubaldi, ve lo ricordo amici per chi si fosse sintonizzato soltanto ora su 80 Nostalgia, voilà, doppiatore, attore, conduttore, cantante, ma adesso siamo un po' focalizzati sul doppiaggio naturalmente. Yes. Com'è, caro Pietro, doppiare un pupazzo? Perché abbiamo accennato a Ciao Ciao, quindi alla trasmissione, certo, e al mitico storico Pupazzo Four. E com'è stata l'esperienza? Come ti hanno scelto? Ecco. Dunque, mi hanno imposto di farlo. No, sto scherzando. La nostra è un'idea sempre della nostra amatissima Alessandra Valeri Manera, direttrice della Fascia Ragazzi. C'era una trasmissione, è cominciato prima con Five, che è canale 5, certo, il simbolo di Marco Columbo 5. Ha dato la voce, esatto, a Five. Esatto, il Cione, con quei bellissimi siparietti che erano anche un po' per grandi, con Augusto Martelli, eccetera, eccetera, e poi le sue favolette, le sue cose. Poi col grandissimo Bim Bum Bam, col granderrimo Paolo Bonolis e Giancarlo Muratori, voce originale di One, periodo d'oro, bellissimo, molto creativo, molto divertente. E dopodiché serviva un'altra trasmissione da mettere su Rete 4 in un orario un po' diverso, perché adesso non mi ricordo gli orari precisi, le cose. E noi naturalmente si chiamava Four, perché mentre One era su Italia 1, noi come Force, indovinate dove? Su Rete 4. Poi le cose si sono un po' mischiate, sì, le cose, certo. Però ed è stato il mio primo pupazzo, ecco. E lavorare con un pupazzo, devo dire che è un doppiaggio con una cosa in tridimensionale, le cose. Ci vuole molto. Il pupazzo per eccellenza all'epoca, in passato, era, a parte Topo Gigio, che aveva una tecnica particolare su Nero, Dieto, e il telegattone, eccetera eccetera, no? Che per noi è stato storico nell'epoca appunto della Fascia Ragazzi Rai, eccetera eccetera. Serviva il pupazzo in generale, per dire i Muppet, per parlare di pupazzi famosi nel mondo, eccetera. In generale chi dà voce al pupazzo è anche l'animatore del pupazzo, loro sono stessi artefici di tutto. Nel nostro caso i nostri pupazzi venivano nascosti da qualche ingombro, la scrivania, le cose, e c'erano due persone. Nel caso di Four nel pomeriggio c'era uno stuntman, perché Four era leggermente più pesante di Wanda a muovere, perché sembra uno scherzo, ma anche un etto in più è un problema. E perché Fora aveva in più il meccanismo che muoveva gli occhi e le orecchie. Dovevo andare in simbiosi io con le animatrici, loro con me, prendere spunto uno dall'altro, vivere di una vita unica. Ti non dà è capo così la testa, banale, perché un etrino, per cui insomma certo, un pochino. E poi dopo andare in simbiosi con, perché spesso e volentieri, pur avendo dei testi, c'era molta improvvisazione, andare in simbiosi con i conduttori. Ecco, a proposito dei conduttori, che ricordo hai di Giorgia Passeri, Paola Tovaglia? Dunque, Giorgia Passeri è stata la mia prima compagna, inteso artisticamente parlando. C'è degli gossip lì? No, non c'è stato niente fra di noi. Con Forsi. Anche perché Four provocava. Four era meno cattivello di One, era più bonaccione. Sì, tant'è vero che, come succede con le simbiosi con i cani, i padroni, cose, a furia di farlo, siccome il pupazzo è fatto di gomma piuma internamente, ecco, prende un po' anche le mie fattezze. Cioè, ci assomigliavamo. È vero, è come il cane col padrone. Un sguardo bonaccione, rotondotto. Ah. Per la verità, Four è nato un anno prima che arrivassi io, perché lo stesso Muratori ha provato a fare tutte e due. Sì. Non è che non ci riuscisse, non aveva il tempo. Per cui la Valeri Manera mi ha coinvolto in questa cosa, e devo dire la ringrazio sempre, perché poi ho imparato a fare anche i pupazzi, ad amarli molto. E poi ho raccolto l'eredità di One, perché Muratori si è messo a fare altre cose, e poi purtroppo una malattia ce l'ha portato via, e magari è su che fa... Per un altro pupazzo. Sì, non vogliamo pensare così. Ce la fai la voce di One nella tua versione invece? La mia versione, io ho cercato di imitare, rendendola viva, la sua, perché esisteva già da 10 anni, non potevo. L'avrei portata un po' verso le mie corde, ma poi non è successo, poi le cose si sono interrotte. Comunque lui aveva una voce afona e più acuta della mia, per cui io dovevo innalzare soprattutto le ringi, qualcosa, no? E poi farla un pochettino afona. E poi sei passato anche a livello di conduttore insieme. L'abbiamo citata prima, Cristina D'Avena. Hai presentato Game Bot. Vuoi salutare Cristina D'Avena? Rifacciamo saluto. Ari, ciao Cri! Game Bot, bella esperienza. Game Bot, eravamo sprofondati, come dicevo io tutte le sere, sprofondati insieme a noi sul sottomarino giallo,
che ricorda vagamente The Beatlesiana memoria, eccetera, eccetera. Molto colorato, con delle cose in animazioni digitali, di pescioloni, di cose. Facevamo dei giochini digitali con i bambini che dovevano indovinare, certo. Ricevevano dei premi un po' in ritardo, ma arrivavano. E non c'era testo, non c'era niente, era tutto improvvisato, era molto dialogo con i bambini a casa, dialogo in fuoricampo con Sala Macchine, che era Giovanni Battezzato, che ha fatto tanto teatro, tanta televisione, tante cose, e faceva la voce che veniva dalla pancia del sottomarino, e dialogavamo noi. Che bello. E prima abbiamo fatto un po' insieme, io e Cristina, cose. Per esempio abbiamo fatto Game Boat al circo, che durava un pomeriggio intero. E invece poi ci siamo alternati, una settimana io, una settimana lei, facevamo lei vestita di bianco e stava benissimo, e io di blu perché mi sfinava. I nostri telespettatori erano i nostri pesciolini. Certo, una TV che manca purtroppo, posso moltissimo. Dire, è una TV che manca a tutti. Ed lo era in stile, diretta. Lo stile bello, l'idea dell'avere qualche traccia, tipo una scalettina, certo. Poche info e poi improvvisare, quello è sempre un po' il meglio. Devo dire, come ti dico, mi metteva l'ansia l'improvvisazione, ma poi... È la migliore, è un'adrenalina notevole. Sei anche cantante, che cantanti ti piacciono? Che stile? Ma io ascolto tutto, musica ovviamente italiana. Le cose che raccontano un po' di più, nel senso, okay. Mi piacciono le cose che raccontano delle storie, cose. Ecco, ad esempio, qui torniamo a Cristina. Voilà, vogliamo salutare, diamo i bacini anche a Cri, perché hai cantato in Five Land a 10, cantiamo certo. Con Cristina. Ma certo, io cantavo sempre con Cristina. Mamma facevamo mia. Tantissime sigle dei cartoni animati. Io ero il cantautore ufficiale delle sigle. Cantatore, direi. Perché a volte le cantavo veramente, altre volte come personaggio che facevo io o imitando la voce dei miei colleghi che doppiavano le varie serie, cantavo nell'interno. Cantavamo io e finché c'è stata, ci siamo voluti un gran bene, abbiamo lavorato tanto insieme con Paola Tovaglia. Ah, ecco. Che voglio ricordare perché era una ragazza straordinaria sia come persona che come artista. Certo, assolutamente. Sì, è giusto, non giusto, da dimenticare. Soprattutto esatto. Per chi come noi è cresciuto grazie anche a voi, perché dobbiamo mettere tutti insieme certo. A voi che ci avete regalato un'infanzia veramente speciale. E quindi Luca, possiamo fare l'applauso a Pietro Baldi? Un applauso e un ringraziamento per questa tua partecipazione a tanta nostalgia. Bene. È stato un vero piacere, grazie, nostalgia Pietro. Me l'avete fatta venire con la lacrimuccia. Ascolta, vuoi salutare? Ma noi continuiamo? Sì, dai, magari questa è solo la prima di una puntata adesso dedicata. Adesso poi arriverà il vino, arriverà gli stuzzichini. Fantastico, fantastico. La piadina, ce l'avete la piadina? Non siamo proprio in zona, ma chi lo sa, forse va bene, sì. Va forse bene, sì. Io ci spero. Pietro, saluti il nostro pubblico e poi ci andiamo proprio ecco. A salutare con un pezzettino di Cantiamo con Cristina, con una voce, quella che vuoi. Quella che vuoi. Ah, è l'ultimo cartone conosco. In ordine di tempo cronologico abbastanza famoso che sto facendo, è SpongeBob. Che piace tanto, oh, per cui se volete vi saluto come Patrick Stella che vive sotto il mare nelle profondità degli abissi e va a caccia di meduse elettriche e si nutre di Krabby Patty perché non si vede. Grande Pietro, ciao a tutti. Alla prossima puntata, mi è dato un saluto, mancare, grazie nostalgia. Pietro. Profondate ciao, con noi. Ciao.